Eccoci a bordo di Suzuki Ignis, io lo definisco il piccolo SUV compatto di casa Suzuki, perché prima di tutto l'altezza della seduta è rialzata, quindi pari a quella di un SUV, ma ha le dimensioni esterne di una City Car. Ma parliamo degli esterni, le linee sono molto piacevoli. La parte frontale della macchina è molto accattivante grazie anche all'adozione dei nuovi gruppi ottici a LED autolivellanti. Suzuki si è voluta sbizzarrire un po' di più sulla parte posteriore con delle linee un po' più particolari. Sicuramente grazie a questo la macchina ha un proprio carattere. Ma passiamo agli interni della macchina. Gli interni sono molto spaziosi e confortevoli, devo dire anche molto rifiniti con un'ottima qualità delle plastiche. Abbiamo apprezzato molto l'adozione della grande quantità di vani portaoggetti e un'ottima capacità del bagagliaio grazie proprio all'utilizzo del sedile posteriore sdoppiabile e scorrevole in avanti. È davvero molto bello e molto comodo il comando per far scorrere il sedile. Ignis si presenta nel mercato italiano non solo con questo tipo di motore 1290 cavalli, ma anche con una versione micro ibrida in cui l'alternatore permette di consumare meno nelle fasi di accelerazioni e ripartenze. È disponibile anche, oltre al cambio che sto provando, manuale 5 rapporti in questo momento, un cambio robotizzato. Devo dire che il motore risponde molto bene, è molto performante, inoltre consuma poco, grazie anche alla leggerezza della macchina. Per quanto riguarda la sicurezza, i modelli Suzuki sono sempre stati molto ben equipaggiati già dagli allestimenti di serie. Il navigatore è completo di retrocamera per le manovre e sensore di parcheggio. Inoltre, una camera frontale legge segnali stradali e misura la distanza dai veicoli che ci precedono. È presente già di serie il sistema di anticollisione, il sistema del rilevamento del sonno e un dispositivo di assistenza alla ripartenza in salita. È possibile poi collegare il proprio smartphone di ultima generazione via Bluetooth o USB. Non dimenticate che Ignis ha ottenuto 5 stelle nei risultati crash test, quindi è un'auto molto sicura. Pensate che quest'auto sia adatta soltanto per la città? Beh, vi sbagliate, anche perché Suzuki ha una grande tradizione sul 4x4 e certamente quest'auto non è da meno. La Ignis a trazione integrale all grip, così come la sorella due ruote motrici, ha un robusto telaio in acciaio ad elevata resistenza. Ha un'altezza minima da terra di 18 cm, che le permette di essere la nuova rivale della Fiat Panda 4x4. Perché? Perché ha dimostrato di essere davvero efficace fuori dall'asfalto, anche su erba bagnata e terreni scivolosi. Lo sterzo si aziona senza sforzo, come il pedale della frizione, e il cambio devo dire che è ben manovrabile. Look azzeccato, interni rifiniti, facilità di guida e senso di solidità, grande efficacia di telaio, sospensioni e motori. Suzuki con questa nuova Ignis ha fatto davvero un grande capolavoro e allora non vi resta che venire a scoprire tutto il resto nelle nostre sedi di Pistoia e Prato. Non dimenticate di visitare il nostro sito lupiauto.com e le nostre pagine social Facebook e Instagram Lupiauto. Alla prossima prova!